Buongiorno, benvenuti nel mio canale, canale Cose di Tosca, e oggi faccio con voi un lavoretto veramente molto simpatico. Ci serve un panetto di DAS, andremo a fare praticamente quest'angioletto. Quest'angioletto io l'ho fatto con il DAS perché è comodo, l'asciugatura è immediata, diciamo qualche ora. Comunque le mie amiche che lavorano da Creta lo possono fare anche in Creta e sarà spettacolare perché smaltato in Creta sarà spettacolare, però noi per le mie amiche che comunque non hanno vicino un ceramista che può infornare, anche questa è una bellissima idea. E vi dico due parole su questo angioletto che adesso andiamo a fare insieme. Inizia con un progetto. Ho iniziato a farmi un piccolo schizzo, poi non ho fatto altro che prendere della carta carbone e del cartoncino e mi sono praticamente fatto questa sagoma. E da qui partiamo con il nostro panetto di DAS. Niente, poi è bene che vi spiego strada facendo, così almeno capite meglio quello che vado a fare e quello che vi voglio dire. Ecco, iniziamo allora a lavorare. Prendiamo il nostro panetto di DAS o di pasta polimerica, di qualunque tipo voi vi serviate e abbiate in casa o vedete voi. Comunque io in questo momento ho della DAS. Un pezzo, per fare un angioletto così, diciamo circa 2 cm di DAS. Eccolo. E ora andiamo a lavorare, lavoro molto veloce e molto semplice. Quindi prendiamo il nostro panetto, lo schiacciamo un momentino e poi andiamo a stendercelo in questa maniera, in orizzontale, in verticale e in orizzontale. Vi fate anche i muscoli, belle signore, perché così, belle signore, dei signori, perché comunque rassoda i muscoli questo il mattarello. Bene, andiamo a stendercelo. Ogni tanto mettiamo la dima del nostro angioletto su per vedere se siamo arrivati e praticamente un attimino solo per le allucce siamo anche. No, siamo arrivati. Ecco, perfetto. Allora, adesso semplicemente con un cutterino, ma potrei, io ho questo punzecchino qui che adopero appunto per la creta, però qualora voi non aveste questi aggeggi va bene anche un ago, ok? Io vi voglio insegnare anche tutti i trucchi che vi agevolano la vita, perché comunque deve essere un qualcosa di reperibile, di creativo che voi avete in casa, perché non si può andare a comprare sempre oggetti e via dicendo. Invece vi sto praticamente insegnando le cose pratiche, cose che voi avete in giro per casa. Bene, allora adesso vado semplicemente a delinearvi la mia figura. Perfetto, togliamo la nostra dima e andiamo a levare gli eccessi. Ecco, praticamente la figura del nostro angioletto è già bella fatta. Ora mi sposto così mi vedete meglio. Vado semplicemente a delineare il viso. Facendo due occhietti e la boccuccia. Le alucce, ogni rotondino che abbiamo, andiamo a fare questo lavoro che sto facendo io per delineare le
Ed eccoci. E ora andiamo a finirci il nostro angioletto. Angioletto, come vedete, come abbiamo fatto qui, ha delle manine. Vediamo se lo inquadriamo. Ok. E andiamo a fargliele. Due cicciolini e andiamo a stenderceli. La plastica vi serve per non far incollare il prodotto, però poi è ovvio che ci vuole una superficie ruvida per fare questo lavoro delle braccine, però giusto un attimino solo. Bene, a questo punto vado a tagliarmi le braccine che praticamente sono circa 4 centimetri. Lo appoggiamo qua sopra. E ora vado a sistemargli le braccine. Se volete, a questo punto potete anche mettere un puntino di colla Vinavilla. Io schiaccio, però se volete voi potete mettere un puntino di colla. Siccome le braccine andranno chiuse insieme, l'eccesso lo togliamo. Perfetto. Vediamo un po' se da questo punto forse riesco a lavorare in modo che voi mi vediate da questa parte. E ora niente, andiamo a fare un po' di abbellimenti a questo angioletto. Iniziamo con fargli la corona dei capelli. Prendiamo appunto un rotolino come questo e facendo sì che sia molto sottile, lo facciamo lungo, lungo e sottile, in modo che adesso poi vi faccio vedere cosa vado a fare. Ora praticamente senza nemmeno staccarlo, che lo stacchiamo un po' alla volta, non faccio altro che prendere il pezzettino, lo arrotolo un attimino e faccio due o tre giretti così, in modo da fare una specie di lumachina. Ecco, qui ci vuole un po' di colla. Un po' di colla la mettiamo sulla testina dell'angioletto, facciamo un'aureola praticamente. Bene, allora prendiamo questi rotolini. Me lo sono già perso uno, vabbè, lo rifacciamo e niente, queste lumachine, e andiamo semplicemente a inserirle in questa maniera qui, come vedete tra l'altro quest'angioletto, no? Lo vedete, no? Dai, buono, ok, perfetto, un po' di pazienza. Andiamo a farci questi rotolini, che sono i nostri capelli. È ovvio, è un angioletto molto elementare, però ha di grande effetto, molto carino. E questo è ha una grandezza abbastanza rilevante, perché penso che da base a basso ci siano almeno 12 cm, ma voi potete tranquillamente anche ridurre le dimensioni e fare degli angioletti piccini, magari anche come segnaposto. Magari anche come chiudi pacco. Io vi do le idee, poi ne fate voi quello che credete. Bene, andiamo avanti. Sono lavoretti molto molto veloci, che tra l'altro è anche carino farlo, magari li fate anche con i vostri bambini, è anche rilassante, perché lavorare le paste comunque rilassa parecchio. Un altro qui, e gliene mettiamo due sulla testina e abbiamo finito, diciamo, il nostro la testa i capelli del nostro angelo. Ogni tanto perdo le parole. Sono ancora al mare, come vedete, una bella
giornata, c'è il sole ed è bello lavorare all'aperto. Ecco. Ed ecco. Perfetto. Ora, come vedete, io ho fatto dei fiori che prima ho evidenziato con questo putterino qui, diciamo li ho scolpiti. Allora non faccio altro che andare a disegnarmi queste margherite con un centro, un petalo, due petali, quattro e cinque. Voi potete tranquillamente dipingere piuttosto che farli come le sto facendo io. Come vi ho detto prima, io vi do semplicemente le idee. Poi ognuno di noi li farà a modo suo, magari meno belli, magari più belli ancora dei miei. Qui a chiusura è brutto vedere l'angioletto così, no? Allora gli metteremo o dei fiorellini o che ne so, magari una stellina, un cuore. È un qualcosa che porti. Adesso in questo momento facciamo dei fiorellini, però se avete una stellina, una piccola stellina, non fate altro che andarla a copiare e gliela mettete nelle braccine dell'angioletto. Ora facciamo due fiorellini, un po' di vinavil e vado a inserirmele. Come abbiamo fatto la coccardina, i capelli, via, dove facciamo delle roselline semplicissime in questa maniera. Vedete? Perfetto. Eccoci qui. Poi faremo due foglioline, perché mi sono dimenticata di fargli anche il fiocchetto. Ora lo andiamo a fare il fiocchetto, anche questo molto sottile. E non facciamo altro che prendere i lembi e fare un fiocchettino in questa maniera e glielo andiamo a inserire. Perfetto. Ed ecco qui il nostro angioletto che è fatto. Adesso cosa succede? Che praticamente gli dobbiamo dare una. Allora, io questo qui lo lasciamo stare, lo riprendiamo, lo lasciamo asciugare. Io ne ho qui uno pronto, giusto per farvi vedere cosa vado a fare. Con la bomboletta spray bianca vado a dargli una spruzzata. Ed ecco fatto. Una volta che l'ho spruzzato, ecco qui l'angioletto. Come vedete ci sono i fiori che abbiamo evidenziato e a questo punto ci sono due soluzioni. Avete degli smalti a casa vostra, vero? Certo che sì. Allora ho preso semplicemente uno smalto rosso e sono andata a farmi i fiorellini. Quindi non ho fatto altro che dipingermi con lo smalto i fiorellini. Visto quanto è semplice, è proprio semplicissimo. E un'altra cosa che vi voglio dire è che appunto se li fate come segnaposti, li fate come fermapacchi, potete addirittura andare a scrivere il nome di chi andrà il pacchetto, di chi è il segnaposto. Facendo molto velocemente per farvi vedere. Ora vado a dipingere anche i fiorellini che porta sulle mani. E ora io qui ho anche un po' di verde e vado a farmi il cuore della margherita. Semplicemente gli vado a fare due foglie ed ecco, li mettiamo anche qui ai fiorellini qui, due foglie,
E avete visto che carino che c'ha? E adesso il fiocchettino. Fiocchetto. Abbiamo quasi finito. Avete visto che abbiamo quasi finito? E la facciamo rosa perché rosa ho, però appunto lo potete fare i colori che volete. Eccoci. E adesso un attimino solo andiamo a evidenziare gli occhietti e le a luce con del nero. Non ho smalto nero, quindi ho un colore per ceramica. E andiamo a farci gli occhietti. Uno, due e la boccuccia. Le alucce, giusto, le evidenziamo nei tagli. Ed ecco il nostro angioletto. Avete visto quanto è bellino? L'avete visto? Graziosissimo. Niente, il tutorial è finito. Praticamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato con adesso questo qui lo appoggiamo, tiriamo su questo. Abbiamo lavorato con della pasta polimerica, in questo caso il DAS, l'abbiamo stesa, qua abbiamo fatto una dima, un progetto di dima, e poi abbiamo dipinto con gli smalti. Vi piacciono le mie cose? Allora continuate a guardarmi, canale Cose di Tosca. E grazie, grazie veramente per le nuove iscrizioni e che mi state molto seguendo. Come vi ho detto prima, è spettacolare anche in Creta smaltata, è veramente uno spettacolo. Buon lavoro, arrivederci!